Ogni giorno 10 miliardi di mozziconi di sigarette vengono gettati a terra. Adesso arriva Cambiagesto. In che cosa consiste questo progetto della Philip Morris? Esattamente come ha detto lei, parliamo di miliardi di mozziconi, ovvero di milioni di gesti che ogni singolo fumatore fa. Per svariati motivi, ognuno trova la sua motivazione, la sua scusa per buttarla a terra senza rendersi conto che questo provoca un danno immenso. Quindi il nostro obiettivo è sensibilizzare le persone a cambiare questo piccolo gesto. Non colpevolizzare, i fumatori sono abbastanza vaccinati alla colpevolizzazione. In realtà bisogna cercare di tirare fuori la parte migliore di loro, spiegargli che cambiare il gesto può aiutare tutti noi. E per cambiare il gesto bisogna anche dargli le infrastrutture e la possibilità per togliergli quelle scuse che dicevo prima. Quindi, insieme al cambiamento del gesto, alla sensibilizzazione sul problema dei mozziconi, stiamo fornendo anche delle infrastrutture come posacenere portatili per cercare di semplificare il loro gesto. Quindi la vostra è anche una strategia anche per l'ambiente? Assolutamente, in generale come Philip Morris la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile è centrale, lo facciamo per il problema principale delle sigarette, ovvero i danni che provoca il fumo, quindi ci stiamo orientando verso prodotti senza fumo, questo è il nostro obiettivo e campeggia sul nostro sito e la nostra campagna che si chiama Unsmoke chiarisce quello che vogliamo fare. Chi non fuma non deve cominciare, chi fuma deve smettere, mentre per quanto riguarda quelli che non riescono a smettere, che sono la stragrande maggioranza e quindi continuerebbero a fumare, cambiare verso prodotti senza fumo. Questo rientra nell'ottica della sostenibilità sociale e poi c'è anche la sostenibilità ambientale, dove non ci possiamo tirare indietro, e sicuramente quello dei mozziconi è una parte dove possiamo giocare un ruolo importante. Cosa vi aspettate da Palermo? La risposta quale sarà? La risposta è già stata ottima, partendo dal comune che è sensibile all'iniziativa ambientale, ha patrocinato questa iniziativa, e gli esercenti degli stabilimenti che sono stati veramente fantastici, che nel periodo di punta, probabilmente il loro mese più importante dell'anno, ci hanno dato piena disponibilità. Quindi ci auguriamo che anche tutti i turisti e tutti i cittadini di Palermo cambino il gesto.